Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Dov'è che eravamo qua? Ah, eravamo a casa. Mi sono perso un attimo cosa è successo. L'ho detto che siamo in un nuovo episodio di Spore Galactic Adventures. Probabilmente sì. Questo qua è Babbo Natale forse che è con noi, sì. Sì. E avrei bisogno più che altro di capire qualche cosa del tipo. Allora, quelli sono là tranquilli. Questi sono l'impero me, gli altri li ho quasi comprati tutti. Ho un fracco di soldi, potrei effettivamente comprare anche quello là. Heineken? Com'è che si chiama? No, Helikehen, ok. E la scorsa volta eravamo finiti nei guai con i Grox, perché siamo finiti praticamente in braccio ai Grox. Perché c'è una casettina qua? È per caso il centro operativo dei Grox, quello. E dubito che sia così delocalizzato, però. E niente. Nella stiva dovremmo avere anche abbastanza spezia di tutti i tipi. Ma te dobbiamo anche un sacco di soldi. Cosa Kaiser? Andiamo a comprare qua in giro. Più che altro dovremmo andare a cercare di menare un po' questi Grox. Ma più che menare i Grox dovremmo. Questo qua che sistema è? Ha un T2. Un T1, un T0, un T1, ma ha solo colonizzato un T. Arrivo, tempo che vola. Io ti offrirei 3 milioni, ti va. Ma forse ne vorrei 5. Ciao 5. Va bene, grazie. Conquistador, conquista 15 sistemi solari. Congratulazioni con l'impiego della diplomazia, sei riuscito a negoziare un buon accordo e hai acquistato il loro sistema. Ottimo, tra l'altro questo qua è speziale. Ottieni la medaglia maestro livello 10 come sciamano. Un po' di achieve. Il titolo di onnipotente. Una miseria addirittura. Ma questo è un T2 ma ha solo una colonia. Quasi quasi gli bufferei un po' questo. Tempo che vola, tra l'altro c'è un messaggio per me, ma adesso vediamo un attimo. Ho solo un'altra colonia, ma. Qua ne hanno due che però fanno solo 72 l'ora. Ma anche per il fatto che non è ancora stato portato al meglio. Allora, aspira nuvole calde. No, io ho bisogno solo di abbassare la temperatura. Poi ci piazzo la terza colonia. E siamo tutti contenti, no? Ok. Ah no, beh, effettivamente devo mettere. Mi stavo dimenticando che effettivamente ho da mettere. Allora. Pianta piccola. È arrivata. Sì, certe volte il suono non segue quello che effettivamente succede. Pianta media. E pianta grande. E pianta grane. Allora, poi le riprendo. 2, 3. Abbiamo stabilizzato il punteggio T, adesso metti Reddy. Uno onnivoro. Ah, devo mettere prima l'erbivoro. Ma l'ho stabilizzato il punteggio T, ma porca di una miseria, ma che cribbio. Cioè, hai sparato così. Mi ha detto, hai stabilizzato il punteggio T del pianeta. Porca di una miseria. Ho sprecato due animali così. Ora lo lascio un attimo tranquillo perché. Ora speriamo di avere abbastanza di altri tipi di piante da mettere, di animali. Ah no, ce l'ha, ok, quelli li hai risbloccati. Ora mettiamo, no, mozzo erbivoro ce l'ha già. Ok, erbivoro. Erbivoro. E poi ce li voglio dire. Raccolgo di nuovo tutti e onnivoro. Ok, adesso è fermo. Ottimo, 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 ottimo.
Adesso ci mettiamo la colonia e qua non ci sta naturalmente. Andiamo a vedere dove ci può stare, qua ce n'è già una. Mettiamola qua. Boh, GG. Poi non c'è tanto utile buffarla al massimo, però diciamo che già che ce l'abbiamo, l'abbiamo pagato 5 milioni, 5 cucuzze. Allora potenziamocela un po', no? Allora, solito discorso qua. Andiamo, abbiamo anche un po' di soldi, quindi possiamo buffare la nostra produzione di spezie rosa, che la spezie rosa va un sacco, quindi. Ma forse abbiamo, tra l'altro, anche trovato un sistema madre con spezie rosa, eh? O mi sto sbagliando? Forse è un'altra spezia. Mi ricordo di sicuro della spezia gialla, ma allora adesso devo ripassare un attimo la disposizione. Allora, giriamolo così che mi viene più comodo. Allora, oh. Fabbrica. Fabbrica. Casa. 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 Intrattenimento. Intrattenimento. Casa. Fabbrica. Fabbrica. Casa. 132 l'ora? Ok, perfetto. Adesso andiamo qua e buffiamo anche quello 132 all'ora. Allora, 132. Lol. No, a parte gli scherzi. Allora, questa è una casa. Sì. Fabbrica, fabbrica. Fabbrica ci sta là, ma la casa sta qua. No, fabbrica qua. Casa qua. Intrattenimento qua. Casa. E fabbrica. 132 difesa al massimo. No, ce ne sta ancora una, mi pare. 2, 3, anzi. Ok. Anche questo è a posto. Andiamo qua. Tanto abbiamo 21 milioni. Che ce ne frega a noi di tutta sta roba. Allora. Ah, qua tra l'altro è una della spezia che poi dobbiamo andare a prendere. Qua intrattenimento, la casa va qua. È dritto, sì. Fabbrica, casa, intrattenimento, casa, fabbrica 132. Mettiamo le torrette perché adesso che ci sono i Grox non si sa mai. Bisogna starci attenti. Ottimo. E 132, 132, 132, perfetto. Ora, dateci la spezia che avete. 9 di spezia rosa, ottimo. Volete qualcosa? La rossa 11.000 non è malaccio, anche per il fatto che ne ho altre 99 depositate nella cosa, quindi un milioncino non fa male, dai. Poi ci svuotiamo un po' la stiva, andiamo a recuperare un po' di blu in giro, di blu. Però volevo capire più che altro dov'è che era la questione. Ah, tempo che vola. Ah no, Hypox. Ah, Helios 6, sì, andiamo a comprarlo. Questo tanto che cos'è? Era forse un T1 e basta. Sì, è un T1 e basta. 3 milioni dovrebbero bastare. Ok, è un sistema del Kaiser. Credo che non ci vestirò un fico secco di niente. Ma abbiamo un sistema in più. Il tempo che vola, però, aveva una. Ce la siamo persa. Ci siamo persi il discorso che siamo fatti il tempo che vola là. Ah, questo è un commercio. Ma ne hanno fatto un altro qua di sistema. Ecco qua. Allora facciamo un commercio anche con questo per far estinguire gli Hypox. Ah, è un T2 questo? Oh, santi, grazie per avermi ricevuto. Commercio, volete qualcosa per caso? 20.000 la blu? Sì, te la do subito. Anzi, te la do subito. 58.000. Sì, sta un attimo calmo. Il commercio te lo faccio dopo. Allora, vogliono blu. Che devo avere qua su Armageddon. Ciao, Arma, tra l'altro. Un po' di Mozu Skinks non ci sta mai male. Il blu di Armageddon. Poi vogliono anche la viola. Che
che possiamo. Allora, l'altra blu dov'è che ce l'avevo? Forse qua sotto. Sì, ad Echiliopo. Avevo l'altra grande produzione di blu, infatti 30. Ottimo, siamo a 97. E la viola invece possiamo andare a prenderla qua su. Quella è viola, no? Mi pare viola. Sì, 30 di viola. Ottimo. E già che ci siamo, allora andiamo a prendere anche l'altra viola. Dov'è che ce l'avevo l'altra viola? Qua sotto. Questa dovrebbe. Ecco, Melilla qua. Altra viola. Così ci facciamo un bel po' di soldi. Non mi ci sta tutta la spezia, ma vabbè. E andiamo qua a vendere un po' di roba. Poi andiamo a ricaricare l'astronave, che non abbiamo più un Kaiser. Così dovremmo rifarci. Saluti, è un piacere vedervi. Commercio. Allora, la blu. Ti do tutta la blu e ci facciamo 2 milioncini. Ti vendo tutta la viola e ci facciamo 5 milioncini. Ottimo. No, arrivederci. Volevo. Saluti, è un piacere vedervi. Diplomazia. Vorrei stabilire un atto commerciale con te. Ok, arrivederci. E poi ne vorrei fare una anche in realtà con il tempo che vola, tipo questa. Ma in realtà uno vale l'altro alla fin fine. Mettiamo questo che è vicino, così. È un T2 blu, dai, non è male. Così possiamo farci magari un 3 di blu. Salve diplomazia, una lotta commerciale. Ok, commercio, vuoi per caso qualcosa? La verde a 10.000 è molto poco. La gialla a 5.000 è molto poco, quindi ciao. T'attacchi. Adesso andiamo qua a casa a ricaricarci un attimo perché. Saluti, mozzo, è un impero piacere, vedervi. Non vogliono un Kaiser. E adesso io andrei a recuperare però un po' di rossa che non abbiamo più. La blu e la viola l'abbiamo appena ritirata, quindi non abbiamo più. No, 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 volevo la rossa, scusatemi. Dovremmo tra un attimo andare a recuperare la blu. E la viola. Così da avere un po' da commerciare. Prendiamo un po' di rossa qua, tanto ne abbiamo 64. Adesso cos'è che volevo combinare? Però volevo andare. Ah, dei commercianti che erano uno i Babbi Natale. Questi sono i Babbi Natale. No, questi sono dei tizi mai incontrati, credo, sai? Perché non sappiamo nulla su di loro. Sono cattivi o buoni? Xanota. Impero Vubble. Salve forma di vita amica, ti do il mio benvenuto. Bello stare in compagnia, vero? E allora gustiamoci questo momento. Come possiamo chiamarti? Che strani che sono. Sono di mosso, vengo in pace. Ci inchiniamo tutti umilmente dinanzi a quel magnifico strumento che è la natura. È un onore. Un di questi non. Ah no, questi sono ecologisti anche loro, mi danno sempre le solite robe, no? Sì. La verde 22.000 non è abbastanza. Arrivederci allora. È stato un piacere. Questi saranno tranquilli là per i fatti loro. Andiamo a vedere l'altro pianetino che hanno, cosa mi dicono. Se vogliono magari acquistare qualcosa qua. Ah, questo è il loro pianeta madre, tra l'altro. Grazie per avermi ricevuto. Commercio, volete qualcosa? Un Kaiser di niente, vogliono. Allora, andrei dai Babbi Natale. Che dove posso trovare? Dove erano i Babbi Natale? Non ricordo più. Dove credo erano i Babbi Natale? Tipo da queste parti qua, astruse. Ah, ecco, forse erano qua. Sì, erano loro. Ma che sono un po' lontani da noi per. Impero Santa Claus. Ciao Santa Claus, come stai? Vuoi qualcosa? No, un Kaiser. Però loro hanno le colonie che costano poco, vero? Sì. No, però c'erano alcuni che le pagavano ancora meno. C'erano altri che pagavano ancora meno, forse quelli giù sotto. Andiamo a vedere da quelli giù sotto che sono tanto allegri, tanto onesti, paiono, eccetera, eccetera. No, non è che era tanto allegra, tanto onesta, paio, era tanto. Boh, non mi ricordo. Appariva comunque in un qualche modo, in qualche contesto. Boh, non mi ricordo più. Sono molto ignorante, effettivamente. Lo confesso e me ne pento, ma. La mia testa dimentica molto in fretta. Impero Peter Griffin, se forse qua che mi davano. Ciao! Commercio, siete voi con le colonie. No, chi è che aveva le colonie che costavano niente?
Scusate, chi è che aveva le colonie che costavano niente? Non ricordo più, santi numi. C'era qualcuno che ce le vendeva a 75.000, che non fossero questi gialli qua. Impero Human, erano loro forse? Salve. Commercio, avete voi le colonie a 50.000? No, loro ce l'hanno a 112. Chi è che aveva le colonie a 50.000 allora? Scusatemi un attimo. Non c'è nella sporepedia qua. Sporepedia, c'è un. Allora, Impero Mozzo. Questi sono entrati nell'Impero Mozzo, nell'Impero Mozzo e nell'Impero Mozzo. Perché li ho eliminati io. C'è l'Impero Chief Chef, l'Impero Clark, l'Impero Wubble e quello là sopra. Peter Griffin, Human, Tempo che vola, Minor, sono i miei amici. Epochs, li sto per prendere. Impero Me, li conosco. O sono i Clark o sono i Chief Chef. Ma credo che siano più i Clark. Dov'è che sono i Clark? Sono fucsia però come i Minor. Perché non mi dai informazioni sull'impero Clark? Devono essere per forza loro, forse erano da queste parti, comunque. Dalle parti dei Peter Griffin. O forse no, erano semplicemente dall'altra parte, ho preso qualche wormhole, qualche buco nero e li ho trovati. Probabilmente sì. Allora andiamo a vedere, dov'è che possono essere quei. Ricarichiamo un attimo l'astronave e andiamo a vedere dove possono essere quei tizi. Allora, salve. No, poi così quando torniamo possiamo raccogliere altre specie. Allora, ricarica, arrivederci. Saranno stati in qualche buco nero. Presumibilmente a sto punto in questo qua sotto. Credo, eh. Perché nel primo mi pare di non aver trovato nulla. Cioè, nessuna civiltà nei dintorni più prossimi. C'è qualcuno qua vicino? No, non c'è nessuno qua vicino. Ah, forse era nel secondo. Nell'altro. Perché tre ne ho esplorati, mi pare, no? Trasmissione che arriva da tempo che vola e sarà che si picchiano con gli Ipox di nuovo. Ma non volete fare pace con questi Ipox del Kaiser? Ciao, che tempo che vola. Continuo ad attaccare, ma tanto gli Ipox tra un attimo non saranno più un problema. Quanti buchi neri ho conosciuto? Tre. Oh, saranno nell'altro, saranno in questo qua che li ho scoperti. Perché non so più dove siano quegli altri tizi. Devono essere per forza loro quelli che avevano le. Colonie a basso prezzo. E dovrei comprarne un po' perché non ne ho più tante. No, dove. No, non sono per niente qua. E tra l'altro qua vicino non ho neanche esplorato niente. Ma dove credo erano allora quei tizi, quei Clark? Stiamo consumando energia gratis giusto per ritrovare questi Clark. Che tra l'altro dovrebbero ben essere alleati e nemici. Tappe del viaggio. Cosa mi indica tappe del viaggio? Dove sono stato? Che ne so io cosa mi indica tappe del viaggio? Sono andato da quelle parti di recente, ma. Luoghi visitati, ma se non me li fa vedere dopo un tot di zoom. Chissà dove sono, saranno stati dalle parti di questo buco nero.
Ma qua avevo incontrato i Peter Griffin, non i Clark. Boh. Tra l'altro qua era l'impero. Ah, il verde era, no, non era rosa la loro spezia principale. Però che ci volete fare? Allora, andiamo a raccogliere un po' di viola. Sì, andiamo a raccogliere un po' di viola. Se l'hanno rifatta, sì. Ottimo, viola qua, viola sotto. E cos'è che ci manca anche? Ma un po' di verde non guasta. Un po' di rosa non guasta. Ma diciamo che un po' di rifornimenti non guastano in generale. La blu poi manca di nuovo, che devo andare a recuperare. Quindi io andrei a prendere prima la rosa qua. Sì, Subarrow. Subarrow abbiamo fatto. Questo è il sistema binario. Che in realtà vorrei richiamare Rigel. Però. Ho una discreta conoscenza di quel sistema binario, ma non conosco altri sistemi binari, perché volevo dare un nome. È l'unico sistema binario che abbiamo colonizzato per ora. Quindi, boh, cosa vogliono? Ah, dei pirati gli stanno saccheggiando la spezia. Noi andiamo qua, li picchiamo, poi vediamo se per caso vogliono. Allora, bello, mi spiace. E un altro qua. Quello ha droppato anche dei soldi, ma sarà una miseria. È 2007, cosa vuoi che c'è? Commercio, volete qualcosa per caso? Ah, la verde è 40.000. Sì, allora arriviamo subito. Riportiamo solo un attimino di più perché qua nell'inventario ne ho solo 67, ma posso portarvene subito una novantina. Allora, pausa un attimo. La verde dov'è che ce l'abbiamo noi? Qua sopra, vero? A Bataclan. Sì, allora andiamo su Bataclan a recuperare un po' di spezie verde. Ottimo. Perché mi ha dato anche della rossa? Boh. Eravamo qua, no? Prima? Sì, su chi qua. Clitiani. Allora, non posso prendere altre spezie. Saluto il commercio, vi do un po' di spezie verde. Ottimo. Allora, adesso dovremmo andare a recuperare un po' di rossa qua giù in fondo. Tanto sono già passati 23 minuti, GG. Allora, ci siamo riempiti la stiva di rossa. Abbiamo qualcosa di mezzo che può interessarci. De Chiliopo di blu, che non abbiamo più blu. Verde ne abbiamo. Non abbiamo appena venduto tutta la verde. Questo era l'altro verde, Mirillo. Non mi ricordo se qua avevamo fatto. Sì, su Mirillo, ottimo. E blu, rosa forse anche, che abbiamo pieno di nuovo anche la rosa, blu ce l'abbiamo, la verde ne abbiamo solo 30, ma l'altro verde l'abbiamo appena recuperato, quindi boh, andiamo a recuperare l'energia della nostra Abstromnave. Saluti, c'è una cosa di cui vorrei discutere, il commercio. Vediamo se c'è qualcosa. Mamma mia. Ah no! La rosa al massimo di sempre. Quindi noi te la vendiamo con molta allegria e diventiamo stramiliardari di nuovo. Prima di chiudere l'episodio, facciamo che commerciare con qualche altro sistema, tipo. Qua stiamo facendo un commercio con loro. No, forse non l'abbiamo poi avvisato alla fine di. Del discorso, salve il tempo che vola, ma vorrei stabilire un rapporto commerciale con te. Arrivederci. Poi vorrei stabilirne altre tante di rotte commerciali perché abbiamo un sacco di soldi e vorrei comprare un po' di sistemi alla grande.
Allora, permesso di abilitare una lotta commerciale con te. Inizieranno a breve. E poi farei una rotta commerciale anche su questo che è più esterno. È un T2 giallo di cui non me ne faccio niente, ma tanto ormai. No, commercio. Volete qualcosa però? No, niente. No! Oh, santi nomi, diplomazia! Una rotta commerciale. Ok, arrivederci. Pierfiet. Pierfiet. Boh, allora, l'episodio si è dilungato parecchio, quindi io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!